ti si ritorcano contro come ho fatto io in questo momento, a tal punto da risultarti antipatica. Sii più onesta, prima con te stessa e poi con gli altri, e vedrai che le persone smetteranno di trattarti così, da schifezza quale sei. Perché sono sicura che non sono e non sarò l'unica a trattarti da tappeto vivente. E adesso va. Va e fatti un esame di coscienza. E pensa che quando passi da me, da casa mia, stai entrando nel mio regno. E non puoi toccare assolutamente nulla di quello che c'è qui. Spero che il messaggio sia chiaro. Mia cara Gertrude. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi chi è la più bella di tutto il reame, di tutto il paese? Oh, peccato che non parli. Se tu parlassi diresti sicuramente che sono io la più bella. E tu che ci fai qui, da dove sei entrata? No, non stavo vaneggiando, assolutamente. No, non sono vanitosa. È semplicemente la realtà dei fatti. Ma chi ti ha fatto entrare, scusa? Come hai fatto ad arrivare nella mia camera? Mia sorella ti ha aperto la porta. È sempre la solita maleducata. Non avvisa mai, la prossima volta che verranno le sue amiche antipatiche, non le darò preavviso e farò con lei quello che ha fatto con me oggi. Oh no, 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 no. Tu non mi sei antipatica. Volevo semplicemente dire che volevo essere avvisata da mia sorella, visto che ti ha fatto entrare così. Che sei venuto a fare qua? A disturbarmi? Vuoi qualche favore? Che sei venuto a fare? No, ferma, ferma, no, che stai facendo? Non toccare. Non toccare. Stai ferma. Non toccare le mie cose. Non toccare assolutamente nulla all'interno di questa stanza. Io sono stufa di quelle come te che vengono qui a prendere ciò che vogliono e poi non sanno ricambiare. Sono stufa. No, oggi non sono nervosa. Sto semplicemente esprimendo un parere, un'opinione che ormai ho da tempo. Quelle come te vengono, arrivano, partono, prendono e non lasciano mai nulla. Se ne approfittano e basta. Ma è arrivata l'ora di cambiare atteggiamento nei tuoi confronti. Già. Sì, cara mia, è arrivato il momento di dirti tutto quello che penso. No, ti ho detto, non mi sei antipatica.
Assolutamente. Soffro poco di simpatia, antipatia in realtà. Come tutti, ma non così troppo. Sai, ho notato che sei una persona molto invidiosa, molto gelosa, che vuole per forza competere con me. Lo sai che con un'amica è sbagliato competere e che la competizione sana è tutta un'altra cosa che può sorgere tra amiche o tra due persone sconosciute? Lo sai? Oh no, tu non volevi. Più di qualche volta hai lanciato frecciatine credendo che io non me ne accorgessi, o ancor peggio, che io non le capissi, e mi consideravi stupida, forse tanto stupida da far schifo, immagino. Ma purtroppo per te io non sono stupida, non lo sono affatto, e che faccio finta di non capire. E sai, bella mia, so che tu non vali niente, e questa cosa che io faccio finta di non vedere, di non capire, di non sentire le situazioni, mi porta un passo avanti rispetto a chi si erge al leone nell'immediatezza, perché ho tempo e modo di studiare meglio il nulla che ho di fronte, come in questo caso te, che fai finta di venire qui a coccolarmi, quando in realtà sono soltanto favori quelli che cerchi, perché sai che io posso e tu no, io dirigo e tu no, io sono sopra, al di sopra di tutto, e tu no, sei una sottomessa. Sì, tesoro, è per questo che mi vieni a cercare, non perché sei mia amica o perché vuoi stringere un rapporto più forte. Ma io oggi, visto che mia sorella è stata così sgarbata dal farti entrare senza chiedermi il parere, ti dico le cose come stanno, che non avrei affatto avuto piacere a vederti, assolutamente. E poi guardati come ti vesti, come ti poni, come ti trucchi, cerchi di rubare cosa? I miei atteggiamenti, i miei modi di fare, il mio modo d'essere, che è naturale, innato. Non ne sei capace, e nemmeno studiando recitazione potresti essere capace di emulare lontanamente il mio atteggiamento nei confronti della vita. Sei una perdente, e perdente resterai. E un passo, 2, 3, 4, 10, 100.000 dietro a me sarai. È quello che meriti, è quello che ti sei guadagnata, è il tuo karma. Oh, cosa c'è, tesoro? Adesso piangi? Aspetta che ti sistemo. Guarda, ho giusto 2 dischetti ultra consumati per il viso. E adesso asciugo le tue lacrime. Ok? Cos'è? Adesso ti commuovi perché vorresti che Mary Jane smettesse di dire quello che pensa di te? Credi che io sia così sensibile da lasciarmi sopraffarle dalle tue lacrime? No, caro, non credo più io alle belle storielle. Beh, asciugo le tue lacrime perché per me è una grande soddisfazione asciugare le lacrime a chi le ho procurate. Potrò dire dopo oggi
ho asciugato le lacrime del tuo viso e mi sono goduta tutta la scena. E poi non ricordi quando ci sono venuta incontro facendoti qualche favoruccio. Come mi eri cambiata tu poi? La gente questo non lo sa. Non chiamandomi più, non messaggiandomi più, non rispondendomi ai messaggi subito, come invece facevi un tempo. Quello era un periodo fortunato, quindi non c'era bisogno di Mary, giusto? Adesso cosa ti succede? Le cose vanno male e torni qui da me? Perché credi di poter ottenere qualcosa? Chissà cosa poi. Sicuramente solo l'1% di quello che posso avere io rispetto a te. Già. Sei inutile. Non dobbiamo smetterla di scambiare la cattiveria con la sincerità. Sincerità non equivale a cattiveria. Sincerità equivale a dire le cose come stanno. Non esiste cattiveria o benevolenza. È l'essere umano che interpreta tutto a suo vantaggio, a suo favore, a suo sfavore, bene, male. Qui si parla di dire che 2 più 2 fa 4. Tu sei così, come ti ho descritta. Non c'è un'altra descrizione. Sei anche un'arrampicatrice sociale, oltretutto. Di quelle proprio che senza unghie cercano di arrampicarsi. Però, bella mia, devi prima farti crescere le unghie e poi tenti di arrampicarti da qualche parte. Sai cosa servono le unghie? Ad afferrare meglio, oltre che a graffiare meglio. Una certa lunghezza ti pone al di sopra di magari tante altre persone a livello di arrampicamento, per quelli come voi chiaramente. Io non ho bisogno di questo. Era arrivata allora, sì. No, non ti lascio parlare. Hai già fatto abbastanza senza parlare finora, in tutto questo tempo, tutti questi mesi. Hai fatto troppo. Veramente troppo. E ora torno al quesito iniziale. Perché eri venuta? Ah, eri venuta qui perché nel posto in cui ti trovi adesso le cose non vanno bene. Certo. Iniziano ad andare male. E quindi? Pensavi che un mio favore ti avrebbe risolto il problema? No. No, no. No, no, tesoro mio. Vai avanti per la tua strada, ok? Sii più gentile, sii più signorile. Se non vuoi che le persone ti si ritorcano contro, come ho fatto io in questo momento, a tal punto da risultarti antipatica. Sii più onesta, prima con te stessa e poi con gli altri, e vedrai che le persone smetteranno di trattarti così, da schifezza quale sei. Perché sono sicura che non sono e non sarò l'unica. E adesso va. Va e fatti un esame di coscienza. E pensa che quando passi da me, da casa mia,
stai entrando nel mio regno. E non puoi toccare assolutamente nulla di quello che c'è qui. Spero che il messaggio sia chiaro, mia cara Gertrude. Non lo so che non ti chiami così, ma per me ti chiami così. Comunque, mettiti a posto quei jeans, tirali su che ti stanno cadendo, vatti a mettere una cintura, un qualcosa, sistemati quel top perché veramente sei penosa. Fai proprio pietà, vai, vai, vai. No. Arrivederci tesoro, ciao ciao. Vai. Che sia chiara una cosa: ad ognuno il suo.